Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno a quelli che oramai tutti i giorni seguono abitualmente questo programma, un devozionale di parole di vita. Noi vogliamo iniziare ogni mattina cercando il Signore e lo vogliamo ringraziare per ognuno di noi. Lo ringraziamo perché la sua presenza non manca mai, lo ringraziamo perché le sue benedizioni non mancano mai. E noi sappiamo che abbiamo una garanzia ogni giorno. Quando affrontiamo le nostre difficoltà, egli è sempre con noi. Ma ogni giorno, anche quando affrontiamo momenti gioiosi, egli è sempre con noi. Dobbiamo includerlo in tutte le nostre faccende, sia quelle un po' più difficili, ma anche quelle gioiose. Dobbiamo saper gestire le benedizioni di Dio, cercarlo con tutto il cuore, anche quando le cose vanno bene. Perché ci viene facile cercare il Signore quando le cose non vanno bene, quando ci sono delle difficoltà. Ci viene naturale aggrapparci a lui e cercarlo, ma quando le cose iniziano ad andare meglio, noi dobbiamo essere capaci e maturi abbastanza di gestire le benedizioni, quindi di gestire quei momenti a noi favorevoli e ricordarci sempre che dobbiamo cercare il Signore con tutto il cuore. Lo ringraziamo stamattina insieme per quelli che si stanno connettendo per le prime volte. Grazie a Dio, attraverso il canale Parole di Vita noi raggiungiamo tantissime persone. E riceviamo ogni giorno contatti di persone che non hanno mai sentito parlare di Gesù, completamente a digiuno della parola di Dio. E quindi anche il tuo contributo con una condivisione, con una condivisione anche di un link nei tuoi gruppi, tu puoi essere un valido collaboratore per raggiungere più persone, per diventare anche tu un messaggero di buone notizie. E quindi stamattina ti chiedo se stai seguendo dai social di condividere questa diretta. Se stai seguendo dalla TV, ti chiedo di far conoscere le tue amiche. Magari hai qualcuna che abita vicino a te che non ha tanta dimestichezza con questi aggeggi elettronici, così li chiamano. E quindi magari tu la puoi aiutare per connettersi su parole di vita, perché la parola già è in casa loro, devono soltanto accendere il loro televisore. Bene, detto questo, vogliamo subito ringraziare il Signore, nostro meraviglioso Dio. Non c'è gioia più grande di stare alla sua presenza, non c'è cosa più bella di gustare la sua presenza, quindi lo ringraziamo. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu ci concedi la grazia di accostarci a te ogni giorno senza difficoltà, per accesso, che ognuno di noi possa apprezzare questa cosa così importante, Signore, questa libertà che abbiamo in te, Signore, grazie perché noi tutti, Signore, anche attraverso questi sistemi, Signore, elettronici, possiamo connetterci anche l'uno all'altro, oltre che a te. E com'è bello, Signore, quando i tuoi figli si uniscono con lo stesso sentimento, quello di ascoltare la tua voce. Signore, fa che noi veramente possiamo essere di quelle pecore che ascoltano la tua voce perché vogliamo fare la tua volontà. Aiutaci a venire dietro a te. Con obbedienza, con mansuetudine, Signore. Ti chiedo nel nome di Gesù di preparare il nostro cuore, di dirigere tu ogni cosa, che lo Spirito Santo prenda il comando di qualsiasi cosa che viene detta e viene fatta, Signore. Ti prego ancora di custodire in te quelli che stanno male in questo momento e che allo stesso tempo hanno trovato la forza per rimanere qui connessi. Perché hanno una grande fame di te. Quindi ti chiedono in modo particolare di sostenere queste anime. Tu conosci quante sofferenze ci sono nel tuo popolo. Quindi ti chiedo, Padre, di intervenire e di aiutarli. Rendici attenti alla tua voce, nel nome di Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen. Bene, il versetto di oggi lo troviamo nella lettera ai Galati, capitolo 6, verso 2. Mi dice così: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Meraviglioso questo verso, però io, se mi consentite, visto che sono pochi versi, vorrei leggere già dal primo versetto, perché per comprendere bene di quali pesi stiamo parlando, bisogna fare un po' un passo indietro. Quindi leggiamo il primo verso. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Quindi, quando parla di pesi, in realtà sta parlando di colpe.
di errori, di peccati. E qui, attraverso questa lettera, lo Spirito Santo ancora oggi, nel 2024, dice a me, dice a te, tu che sei, sei uno spirituale? Ti ritieni spirituale? Come si comportano i spirituali quando vedono che un loro fratello è caduto in un fallo, ha sbagliato? Qua sta parlando sorpreso, non sta parlando di qualcuno che ha confessato. Se voi sorprendete qualcuno che è in fallo, come vi comportate voi che siete spirituali? Andate ad accusarlo? Lo rimproverate pesantemente? Salite sul vostro piedistallo e dall'alto incominciate ad accusare continuamente? No? Quelli spirituali invece che cosa fanno? Lo rialzano con spirito di mansuetudine. Quindi la prima domanda che ci dobbiamo fare è, sempre rivolgendoci a noi stessi, voi sapete che io predico tanto un Vangelo che mette in discussione noi stessi, quella è la cosa che conta di più, non tanto ciò che fanno gli altri. La prima domanda che ci dobbiamo fare è: quando io sorprendo qualcuno che ha fallito, che ha sbagliato, qual è il mio comportamento? Come reagisco? In base a come reagisco? In base al mio modo di anche di comunicare, di interagire con quella persona, di comunicargli che comunque sta facendo qualcosa di sbagliato, lì si evince se io sono uno spirituale di mente o uno spirituale di cuore. Uno spirituale di mente è quello che ha soltanto tutta la legge nella sua testa, ma in realtà non ha un cuore nuovo. Quindi uno spirituale di testa è quello che si erge a giudice e condanna e massacra, e anziché rialzare, finisce di massacrarlo. Mentre uno spirituale vero, quello di cuore, quello che ha un cuore come Cristo, quindi rinnovato, non si comporta così, ma l'aiuta a rialzare come? C'è scritto con spirito di mansuetudine. Si predica molto poco sulla mansuetudine. Eppure la mansuetudine è un frutto dello spirito. La mansuetudine è conciliante, la mansuetudine è rispettosa delle persone, la mansuetudine è gentile, è pacata, è controllata. Una persona mansueta ha un'opinione sobria di se stessa. La mansuetudine è un frutto dello spirito che tutti i figli di Dio devono possedere ed è qualcosa di molto importante. Quindi noi lo rialziamo, quindi non la lasciamo in quella condizione e facciamo attenzione perché si pecca sempre nell'estremizzare ogni cosa. Ci sono quelli che dicono noi non possiamo cadere, non possiamo, è impossibile che i figli di Dio facciano degli errori perché sono perfetti e perché hanno un cuore nuovo e perché. E poi ci sono quelli che dicono: no, vabbè, noi il Signore ci perdona tutti i falli, quindi possiamo peccare perché dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Noi dobbiamo essere sobri e equilibrati in tutto. Qui non ci sta dicendo di bypassare, di non vedere il peccato, ci sta chiedendo di rialzare. Quindi se con spirito di mansuetudine rialziamo, che cosa stiamo facendo? Lo stiamo portando in una posizione in piedi, quindi quando siamo in piedi è una posizione di giustizia. Quindi noi dobbiamo avere uno spirito di mansuetudine per rialzare il fratello che è caduto. Quindi quando noi vediamo queste cose dobbiamo assolutamente, oppure ci è capitato di avere a che fare con delle persone che hanno commesso dei errori gravi, noi dobbiamo considerare come ci siamo comportati, se siamo stati abbastanza mansueti, ma ripeto, non è tollerare il peccato, la mansuetudine è cercare di riportare di nuovo in piedi il fratello. E se osserviamo la mansuetudine di Gesù, per esempio, noi leggiamo che in Isaia 42, 1 e 4 c'è scritto: egli non triterà la canna rotta. Ve l'ho uscito un po' forse sbagliato, però non ho tempo di andare a cercare, e non spegnerà il lucignolo fumante. Qui ci sta descrivendo Matteo la mansuetudine meravigliosa di Gesù, il suo modo di fare che non distrugge chi è già ferito, chi è già afflitto. E quando parla di canna rotta,
carta e lucignolo fumante. Sta parlando di persone che hanno avuto delle delusioni d'amore, pensate, no? Sta parlando anche di persone che hanno commesso dei peccati, che sono stati vittima di loro stessi perché, non, perché hanno commesso dei peccati, quindi sono lucignoli fumanti e canne rotte. Eppure vediamo che Cristo Gesù non distrugge, non trita la canna che è già rotta e né spegne il lucignolo fumante. Ma che grande misericordia che è il nostro Gesù! Quindi noi dobbiamo assolutamente osservare Gesù come faceva. E sappiamo che Gesù non tollerava il peccato, ma lui aveva un modo gentile di recuperare colui che era caduto. E allora anche noi dobbiamo mettere in pratica il versetto 2 che dice: porta i pesi gli uni degli altri, perché così adempirete la legge di Cristo. Meraviglioso, se noi portiamo i pesi l'uno dell'altro, quindi se io considero che il fallo del fratello è anche il mio, potrebbe essere anche il mio, allora io porto il suo peso, faccio di tutto, me le studio tutte per cercare di ristabilire in piedi mio fratello. Il versetto prima conclude che dice: bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Questo passaggio che cosa ci mette in evidenza? La nostra umanità. Nessuno pensi di non trovarsi mai che non cade, che nessuno pensi di essere così forte da non sbagliare mai, da non commettere mai nessun errore. In tanti anni che conosco il Signore, conosco anche la fratellanza, mi è capitato tante volte di vedere delle persone, scusatemi, che giudicavano e condannavano pesantemente i figli di credenti che commettevano degli errori. E poi dopo si sono ritrovati, dopo anni, che i loro figli hanno fatto peggio dei figli degli altri che loro criticavano e che loro condannavano. Quindi, perché il Signore ci mette? Perché il Signore ci mette in evidenza queste cose? Perché Lui ci ama e ci vuole anche evitare questi episodi così spiacevoli. Voi immaginate per un attimo una persona che ha condannato e ha giudicato per tanti anni delle azioni sbagliate che commettevano i figli degli altri, di trovarsi i propri figli a fare molto peggio, cosa ha potuto provare? E allora il Signore ci dice: vada bene, perché anche tu puoi essere tentato, vada bene, perché anche a casa tua potrebbe accadere una cosa che tu oggi stai condannando, vada bene. Perché tu devi vedere quel fratello come se fosse il tuo specchio. Potrebbe accadere che quello che oggi sta accadendo nella sua vita, nella sua famiglia, domani potrebbe accadere nella tua. Quindi stai attento, porta i suoi pesi come se fossero i tuoi, non ti sentire superiore. Noi dobbiamo rialzare, non da piedistallo, ma considerando che quella persona posso essere io. Se noi entriamo in un'ottica diversa, e quando vediamo che qualcuno commette un errore, che può essere una donna, un uomo, un ragazzo, e lo consideriamo come se fosse nostro fratello, nostro figlio, infatti la parola di Dio c'è scritto: quando riprendi l'anziano, riprendilo con affetto e tenerezza, come se fosse tuo padre, quando riprendi un giovane, riprendilo come se fosse tuo fratello. Perché mette in mezzo queste relazioni? Dice: quando riprendi la giovane, riprendila come se fosse tua sorella. Perché mette in mezzo le relazioni? Perché quando ci sono di mezzo le relazioni, quando c'è di mezzo l'amore forte, il legame forte, voi per quanto potete essere, per quanto potete disciplinare quella persona, non la disciplinate mai fino al punto di ucciderla. Mai. Infatti la parola di Dio anche che dice che i genitori che puniscono i figli, ma non fino ad ucciderli. Quindi, quando c'è di mezzo una relazione, noi siamo sempre, abbiamo sempre un deterrente, quindi siamo attenti, perché in realtà ci sentiamo toccati in prima persona. Anche con gli altri deve essere la stessa cosa, considerando che potrebbe essere un nostro figlio, una nostra sorella, un nostro fratello. Se noi comprendiamo che questo è il vero Vangelo, questo è il cuore del Vangelo, noi stiamo adempiendo la legge di Cristo. E a volte il nemico ci fa dimenticare.
a considerare delle cose. Qui ci mette in mezzo questa parolina, adempirete la legge di Dio, di Cristo, e noi a volte leggiamo e nemmeno ci facciamo caso. Tratta gli altri come se fossi. Allora, io ho un verso di Matteo 5,7 che dice: Beati i misericordiosi. Tra le beatitudini c'è appunto annoverato il misericordioso, per chi misericordia gli sarà fatto. In Matteo 7, 1 e 2, guardate come dice la parola di Dio: Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati. E poi continua e dice: Con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi. Quindi questo verso, che cosa sta dicendo se non quello che già abbiamo appreso da questi versetti? Come noi giudichiamo gli altri, così saremo giudicati noi. Non c'è da meravigliarsi se poi nel momento in cui qualcuno cade non riceve misericordia, perché non ha mai dato misericordia. Quello che noi seminiamo, quello anche raccogliamo. Quindi se siamo delle persone misericordiose, e io non parlo dell'ipergrazia, ma semplicemente misericordiose, che riusciamo a metterci nella situazione, nella condizione del fratello, in quello che sta provando, nel momento in cui cadremo noi, perché avverrà, perché tutti siamo umani, noi riceveremo anche altrettanta misericordia, non soltanto dai fratelli, ma soprattutto da Dio, perché qua sta parlando di Dio che fa giustizia e misericordia. E allora noi dobbiamo ricordarci che tutto quello che vogliamo che gli altri facciano a noi, anche noi dobbiamo fare a loro. E non è soltanto uno scambio di cose materiali, ma quando parliamo tutto quello che gli altri, vuoi che gli altri ti facciano, fallo anche tu a loro, parliamo anche di come gli altri ci trattano. Come vuoi essere trattato quando fai un errore? Come vuoi essere considerato? Come vuoi che gli altri parlino di te? Come vuoi che gli altri interagiscano con te? Come vuoi che gli altri ti guardino? Come vuoi che la gente parli di te quando tu ti trovi in difficoltà? Quindi se tu pensi e riesci veramente, perché ci vuole tanta fatica a mettersi nei panni degli altri, veramente tanta fatica. Ecco perché si dice le cose si comprendono quando passano sulla propria pelle, perché se non le passi sulla propria pelle tu non riesci mai a medesimarti, è sempre qualcosa di molto superficiale. Ma se noi con l'aiuto dello Spirito Santo riusciamo a calarci, ecco l'empatia, anche in queste cose, e allora noi comprendiamo come ci dobbiamo comportare, perché noi abbiamo già la legge nel nostro cuore, lo Spirito Santo già ci fa, già ci insegna in ogni cosa. Quindi se noi guardiamo come lui, riusciamo a comprendere come ci dobbiamo comportare. E allora, immaginate Gesù come ha trattato Zaccheo, per esempio, che era un uomo odiato da tutti i suoi compaesani perché era un esattore delle tasse, la donna adultera, per esempio, una donna che è stata colta in adulterio, è stata portata al centro per essere giudicata da altri uomini, oppure la samaritana che era una straniera, aveva cinque mariti, oppure l'indemoniato di Gerasa. Se noi riusciamo a metterci nei loro panni, e allora scorgiamo che come si è comportato Gesù è proprio esattamente come noi avremmo voluto essere trattati. E anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Viviamo in un tempo dove la persecuzione viene da dentro le congregazioni. Viviamo in un tempo dove quello che ti chiama fratello e sorella è proprio quello che si accanisce su di te per distruggerti. Che Dio ci liberi e noi non vogliamo essere di quelli che hanno il nome, che hanno la fama, ma il loro cuore ormai è freddo e allontanato, che pensano di essere arricchiti, ma in realtà sono poveri, che pensano di essere, che di vedere ogni cosa bene, ma in realtà sono ciechi. Noi non vogliamo diventare una chiesa sterile, senza sentimenti, una chiesa che non vede il bisogno, una chiesa che non ha più cuore per i perduti. Non vogliamo sentirci così altolocati da non guardare più i bisogni del prossimo. Gesù non è venuto per i giusti, è venuto per i peccatori. Anche lui si mischiava tra la gente normale, si mischiava tra i peccatori. Non andava a mettersi tra la gente d'élite, ma lui cercava sempre quello che aveva bisogno. E anche noi dobbiamo avere il cuore di Gesù che va a rialzare quello che è caduto, che lo ristabilisce, che fa di tutto per rimetterlo in piedi. E
E se noi riusciamo a comprendere che il Signore sta cercando dei veri adoratori, e i veri adoratori non sono soltanto quelli là che cantano e che pregano, ma i veri adoratori sono anche quelli che adempiono la sua volontà. E allora noi saremo quelli mandati e gli altri riconosceranno in noi, nelle nostre azioni, nel nostro amore, nelle nostre parole di comprensioni concilianti, che veramente siamo figli di Dio, che veramente siamo spirituali, che veramente vogliamo il bene degli altri, che veramente vogliamo vedere che Cristo ristabilisca le persone, che veramente vogliamo vedere che Dio guarisca e perdoni i peccati. La donna adultera si trovò in mezzo a questi uomini che in mano avevano dei sassi, e quei sassi io li immagino come pagine di Bibbia strappate, appallottolate, che sono diventate sassi. Noi dobbiamo usare la parola di Dio non come sassi, perché loro in realtà la volevano lapidare perché prendevano i sassi della legge, mentre noi dobbiamo prendere la parola come un bisturi che divide il male dal bene. Infatti la parola di Dio è definita la spada a doppio taglio che divide dalle ossa alle midolla, quindi fa un qualcosa di straordinario. Noi dobbiamo predicare la parola e lasciare che lo Spirito Santo faccia l'opera di divisione, faccia l'opera di santificazione, non noi. Quindi noi usiamo la parola di Dio, siamo portatori di notizie, annunciamo, predichiamo e poi lasciamo che lo Spirito Santo faccia lui il lavoro più difficile, è quello di convincere di peccato. E quando lo Spirito Santo interviene e convince di peccato, quelle persone non avranno bisogno di ricevere delle minacce per fare la volontà di Dio. Se non fai la volontà di Dio, tu vai all'inferno. Ma che modi sono di predicare? Noi dobbiamo predicare il Vangelo, dobbiamo predicare che Cristo è risorto, dobbiamo predicare tutto il buon messaggio che abbiamo a nostra disposizione, e poi lo Spirito Santo lavora e lo Spirito Santo convincerà di peccato, lo Spirito Santo farà un'opera straordinaria. Quindi i veri spirituali portano i pesi, e noi vogliamo portare i pesi l'uno dell'altro per adempiere la legge. Il versetto più avanti dice così: ciascuno esaurisce le proprie opere, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non paragonandosi agli altri. Vedete la parola di Dio com'è meravigliosa, perché anche ci parla del paragonarsi, che è qualcosa di deleterio per la nostra vita. Perché è deleterio? Perché in realtà quando noi ci paragoniamo agli altri, non ci paragoniamo mai a chi è meglio di noi. Andiamo sempre a prendere quello che sta peggio, sempre secondo i nostri criteri umani. Quindi quando noi ci paragoniamo agli altri, ci sentiamo sempre superiori, perché ci andiamo a scegliere quelli peggiori. Ma noi dobbiamo paragonarci a Dio. Però qua ci dà un'indicazione ancora più approfondita e dice: in rapporto a se stesso, quindi tu fai delle considerazioni e valuta il tuo fare, le tue cadute, fai un esame di te stesso continuamente in modo che tu non ti vanti di nulla. Infatti c'è scritto, infatti se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. E chi è che pensa di essere qualcosa? Quelli che sono convinti che non sbagliano mai, quelli che sono convinti che tutto quello che dicono è oro colato, quelli sono ingannati. Allora noi dobbiamo comprendere che lo Spirito Santo stamattina ci sta dicendo: non ti paragonare agli altri, ma fai sempre uno screening di te stesso, vedi sempre in te che cosa che non va, vedi continuamente in te che cos'è che non onora a Dio, così tu non avrai di che vantarti. Poi dice al verso 9: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Sta parlando sempre del bene di portare i pesi l'uno dell'altro. E mieteremo a suo tempo. Questo che cosa significa? Che non sempre noi vediamo immediatamente il risultato del lavoro, ma tante volte passa un po' di tempo prima di vedere il risultato. Portiamo i pesi l'uno dell'altro,
fai in modo, facciamo sempre l'esempio con le mamme, con i figli, perdonatemi, ho questa inclinazione. Se noi vediamo che ci sono dei ragazzi nelle nostre congregazioni, non si comportano in modo da onorare Dio, cerchiamo sempre di portare anche il loro peso, di stare accanto a loro, considerando il loro momento, considerando che ancora non hanno ricevuto rivelazione da Dio, e non li stiamo a condannare forse perché hanno preso in mano una sigaretta o forse perché desiderano andare a fare una passeggiata con i loro ragazzi, con i loro amici, anziché venire in chiesa ad offrire un culto al Signore. Cerchiamo invece di sederci accanto a loro, di trovare del tempo per loro, per farli parlare, per vedere cosa hanno da dire, anche se vi diranno delle cose che non vi piaceranno, ascoltatevi, perché se non li ascoltiamo noi, li ascolterà qualcun altro. E come fai con i tuoi figli, devi fare anche con i figli degli altri. Ora, volendo allargare il nostro sguardo, nelle nostre congregazioni ci sono anche tante donne che sono sole, che hanno bisogno di ascolto. Se tu sei una donna che ha già superato la crisi della solitudine, aiuta altre donne che in questo momento stanno passando un momento di crisi e di solitudine, dai loro delle indicazioni. Non ti stancare mai anche di portare il loro peso. Forse hanno commesso degli errori e si trovano nella solitudine. Non li giudicare, non li condannare, ma semmai aiutare a riflettere su quali sono state le conseguenze delle scelte e delle azioni sbagliate, con uno spirito di mansuetudine. Quindi io sento forte stamattina di chiedere al Signore: Signore, fa che veramente questo frutto dello spirito, la mansuetudine, possa far parte del mio modo di essere. Fammi mansueta, fammi diventare più mansueto. Signore, aiutaci ad essere uomini e donne mansuete, perché così noi attireremo a Cristo tante persone e tanti penseranno: allora c'è speranza per me, perché quando non ci sono i figli di Dio che annunciano e che non si stancano di fare il bene, non lo sanno. È triste vedere che quelli che fanno il male e che parlano sempre male degli altri, per esempio, non si stancano. E invece noi che siamo esortati dalla parola di Dio, non vi stancate mai di fare bene, ci stanchiamo. Signore, aiutaci a comprendere che noi non dobbiamo combattere il male, noi lo dobbiamo contrastare. Poi sarà lo Spirito Santo che conquisterà le persone. Noi non dobbiamo andare a discutere con la gente, ma noi dobbiamo predicare il Vangelo. E sarà lo Spirito Santo che attirerà queste anime al Signore, i nostri figli torneranno di nuovo a cercare il Signore, perché comprenderanno che non c'è più cosa bella che stare alla sua presenza. Quindi stamattina vogliamo chiedere al Signore veramente di aiutarci. Facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Quindi noi siamo chiamati a fare del bene a tutti. Quindi non soltanto misericordia, non soltanto uno spirito di mansuetudine per rialzare quelli di fuori che ancora non conoscono il Signore, ed è pure normale che sono nei loro falli, nei loro peccati, ma soprattutto ai fratelli. Ma come? Allora che vuoi dire? Che i fratelli cadono? Falliscono? Anche i fratelli cadono e falliscono. Quindi noi dobbiamo avere soprattutto un sentimento di fare bene ai fratelli che sono caduti. E qualche volta già ho detto che noi ci accontentiamo di vedere la nostra famiglia seduta nei banchi di una chiesa senza pensare che potrebbero essere delle dramme perdute nella casa. Ci sono delle persone che hanno tutta la loro famiglia in chiesa, ma in realtà i loro cuori non sono rivolti al Signore. E quindi il loro cuore è lontano da Dio. Quello che noi dobbiamo desiderare con tutti noi stessi è avere una stretta e intima relazione con il Signore, e che anche con noi, in casa nostra, che siano fedeli alla parola di Dio, che desiderano di servire il Signore. Ogni giorno ci dobbiamo preoccupare, proprio come Giobbe ogni giorno si preoccupava di offrire degli olocausti per i suoi figli. Anche noi ogni giorno ci vogliamo preoccupare affinché il mio fratello, la mia sorella, mio figlio, qualcuno che io conosca, anche se sta passando un momento dove ha perso un po' di coraggio, forse è caduto, io devo essere quello che lo rialza, che lo sostiene. Voglio far parte di quei
di quelli spirituali. Quindi se c'è qualcuno che pensa di essere spirituale, dopo questa parola, mettiti in discussione e chiediti, in base a questa parola, sono veramente spirituale? O sono uno spirituale di mente, convinto? Se sei veramente spirituale, allora tu sarai di quelli che rialza il fratello che è caduto e lo aiuterai anche a ristabilirsi. Addirittura la parola di Dio dice: se tu porti indietro uno che si è allontanato, quindi proprio perso definitivamente, ti saranno coperta una moltitudine di peccati. Quindi l'obiettivo di Dio è sempre recuperare, mai perdere, ma recuperare. Guai a quelli che mettono fuori dalle loro congregazioni delle persone che non rientrano nei loro standard. Guai a quelli che scandalizzano i piccoli. I piccoli sono quelli che si convertono e danno il loro cuore al Signore, ancora non conoscono le scritture, quindi pendono dalle labbra di chi predica. Guai a quelli che l'avranno scandalizzata, dice la parola, perché sarebbe meglio per loro mettersi una macina al collo e gettarsi nel mare che scandalizzare uno di quei piccoli. Quindi noi vogliamo avere un occhio attento, un cuore sensibile, vogliamo chiedere soprattutto, Signore, fa che lo spirito della mansuetudine possa albergare dentro di me. Bene, gloria a Dio, il Signore veramente è meraviglioso, lui ci dà indicazioni in tutto. Io ho finito, vorrei pregare con voi, vorrei leggere le richieste di preghiera. Quindi, ok, sono arrivata. Allora, c'è Rosa che chiede per una comunità in cui servire Dio. Bene, questa è una bella richiesta. Perché in realtà quando noi accettiamo il Signore, quando il Signore fa un'opera nella nostra vita, il primo sentimento che partoriamo è proprio quello di voler servire, di cambiare. E quindi il servizio è il nostro gesto d'amore per Dio. Però Rosa, ti voglio dire che non serve il Signore soltanto attraverso la comunità, potresti servirlo attraverso una comunità, ma potresti anche servirlo in altro modo. Quindi chiedi allo Spirito Santo che ti ampli la veduta. Poi c'è Maria per Patrizia che soffre di esaurimento nervoso e ci sono tanti che soffrono di questo problema e che il Signore veramente li possa aiutare. Federica per suo fratello, Rosi per la sua malattia, Laura per suo figlio, Patrizia per la guarigione di Marianna Poeri. Grazie. Patrizia ha un occhio attento, in effetti, come potete vedere, sta ancora così, ma Dio. Il Signore è la nostra forza. Per me non è faticoso stare qui con voi, anche se comunque effettivamente ho un po' di febbre, un po' di tosse, ma Dio è con me e Lui è la mia forza. E stare con voi, ricevere le benedizioni di Dio è la medicina migliore che io possa assumere. Quindi, bene, preghiamo insieme. Se anche non hai fatto la tua richiesta di preghiera, ti prego di unirti a me con fede. Non è una donna che prega. E non è attraverso la preghiera di una donna che ricevi, ma è per la tua fede. Se tu credi che il Signore ascolta in questo momento la tua richiesta di preghiera, egli ti esaudirà. Abbia a cuore però sempre la perfetta volontà di Dio. Infatti ne sappiamo che anche quando Lui o ritarda nelle risposte, o ci dà una risposta diversa, è sempre per il nostro bene. Ma noi vogliamo accostarci con tutto il cuore e dire: Signore, adempi la tua opera a me. Padre, noi ti ringraziamo, ti benediciamo, tu sei un Dio meraviglioso, straordinario, grazie per la tua parola, grazie per le tue indicazioni, grazie perché tu non ci lasci mai, Signore, smarriti, tu ci dai sempre delle indicazioni precise e noi che ti amiamo, Signore, ti chiediamo una cosa, metti in noi, Signore, la volontà di farlo, Signore, metti nel desiderio di ascoltare. Metti nel desiderio di agire, Signore. Non vogliamo essere di quelli che dopo che hanno ascoltato subito dimenticano, ma vogliamo subito esercitarci per mettere in pratica il consiglio della tua parola. Signore, tu conosci la nostra natura, tu conosci il nostro modo di essere, tu conosci i nostri falli, tu conosci le nostre tendenze. Signore, ci viene più facile sbagliare e peccare che fare la tua volontà. Quindi tu lo conosci, Signore, questo. E con tanta umiltà, con tanta lealtà ti vogliamo dire, Signore, considera che noi siamo così. E aiutaci a fare la tua volontà. Metti in noi, Signore, il desiderio di piacerti di più. E ancora, Padre, voglio presentarti questa lista di richieste davanti a te. Signore, quante persone ci sono che soffrono
ti prego di toccare i loro corpi. Signore, quante persone ci sono che sono esaurite perché forse hanno lavorato troppo con i pensieri, con le immaginazioni, forse i loro pensieri vanno troppo veloci pensando di trovare da soli le soluzioni. Noi non sappiamo il perché tante volte viene l'esaurimento nervoso, ma tu sai ogni cosa e ti chiedo, Padre, di toccare ogni mente malata, Signore, nel nome di Gesù. Ti chiedo ancora di ristabilire le relazioni, Signore. Ti chiedo di guarire, Signore, le relazioni sbagliate che ci sono tra madre, figli, mariti, mogli, fratelli, sorella. Signore, opera. Tu conosci quante difficoltà ci sono nelle famiglie e nelle chiese, Padre, perché il nemico ce la mette veramente tutta per distruggere la comunicazione. Nel nome di Gesù, Padre, ti chiedo che tutti quelli spirituali si alzino, Signore, per rialzare quelli che sono caduti affinché veramente questa valle di ossa secche, Signore, si possa rimettere in piedi. È troppo tempo, Signore, che ognuno pensa a se stesso e pensa alle proprie faccende, ma noi, Signore, ora ci vogliamo occupare, Signore, di costruire una casa per te, Signore, di ricostruire quello che il nemico ha cercato di distruggere. Metti in noi il desiderio, Padre, di vedere l'opera tua che avanza. Metti nel desiderio di vedere che altri si affianchino a noi, Signore, per fare la tua volontà. Metti il desiderio, Signore, di annunciare la tua parola. Metti nel desiderio, Signore, di vedere anche che i nostri figli lasciano le compagnie che non sono buone. Signore, ci sono tante mamme disperate che scrivono. Nel nome di Gesù ti chiedo che i nostri figli siano liberati da ogni legame, da ogni laccio, da ogni dipendenza. Signore, noi prendiamo autorità in questo momento. Nel nome di Gesù ti chiediamo di spezzare, Signore, ogni legame di dipendenza. Ora, nel nome di Gesù, di farti conoscere nelle loro vite. Ti chiedo, Spirito Santo, Signore, di fermare i passi di quelli che stanno per commettere degli errori. Nel nome di Gesù ti chiedo di intralciare la via, Signore, di quelli che si stanno allontanando da te. Ti chiedo, nel nome di Gesù, Padre, di intervenire in un modo soprannaturale affinché non si allontanino, ma tornino in sé, proprio come fece il figlio prodigo, Signore, comprendano che non c'è posto migliore che la tua presenza. Signore, grazie per quello che tu ci concedi, grazie per come tu ci parli continuamente, per la vita che ci dai, grazie per l'amore che ci avvolge, Signore. La tua presenza è meravigliosa. Ancora ti prego, Signore, di stendere, Signore, su di noi un velo di mansuetudine, Signore. Fa che tutti noi possiamo portare questo frutto della mansuetudine affinché possiamo assomigliare sempre di più a Cristo. Aiutaci, Signore, a comprendere che noi non siamo nulla, ma in te possiamo ogni cosa. Tu sei la nostra forza, tu sei la nostra gioia. Rimani ancora con noi, con la tua benedizione, con la tua unzione, nel nome di Gesù, che siamo dei benedetti eterno. Amen. Bene, è stato bello stare insieme e vi invito ancora a restare connessi perché tra un po' andrà in onda la voce del pastore, su per giù 20 minuti. Quindi ancora il Signore avrà da dire delle parole, ancora lui ci istruirà. Sarà bello ancora ricevere delle benedizioni, delle indicazioni. Chiedi a Dio, se hai fame ancora della parola di Dio, chiedi che il Signore ti parli e Egli sicuramente lo farà. Poi ci sarà a mezzogiorno un contenuto di review, subito dopo review la replica di questo numero di oggi insieme. E poi fino a stasera che ci sarà di nuovo il culto alle ore 20 insieme al pastore Cataldo Petrone con tanti altri programmi nel mezzo. Dio vi benedica. Continuate a pregare per parole di vita, sosteneteci come potete e ci vediamo, a Dio piacendo, domani mattina. Benedizioni.